C'è un giovane Nettuno a chiudere l'affresco di Caminati. Nettuno con il tridente, che veglia sul viaggio in mare. Nel dizionario dei simboli si legge: Dio dei mari, degli oceani, dei fiumi, delle sorgenti, dei laghi. A lui appartiene il dominio delle acque. Espressione ctonia delle forze creatrici, egli incarna le forze elementari ed ancora indeterminate di una natura alla ricerca di forme solide e durevoli. È un Dio che veglia, quindi, sul farsi delle cose. Un Dio che crea la possibilità degli incontri. Nonostante le difficoltà burocratiche legate alla gestione di uno spazio, il Carlo Felice non ha mai smesso di svolgere la sua attività. Dopo la guerra, luogo deputato alla lirica, era il cinema Grattacielo, in seguito il Politeama Margherita. Nonostante le difficoltà, arriveranno a Genova gli artisti più famosi del momento: John Sutherland e Franco Zeffirelli, Arthur Rubinstein, André Segovia, Isaac Stern, Maria Callas, Dizzy Gillespie. Ma l'attività del teatro va considerata in un quadro più vasto. Oltre ai concerti in Riviera, vanno ricordati infatti il valore internazionale del Festival del Balletto, che ha ospitato coreografi come Béjart o ballerini come Carla Fracci. La verità. Il lavoro dedicato alle scuole. Come se tu sapessi cos'è. Le manifestazioni collaterali agli eventi operistici. Va ricordato il premio internazionale di violino Niccolò Paganini, arrivato alla 47esima edizione, inserito nelle celebrazioni in memoria di Cristoforo Colombo. E vanno ricordati gli eventi che trovano spesso ospitalità all'interno del teatro. Dobbiamo ricordare con onore Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, che è il primo tra gli illustri padri che hanno cercato in questo nostro secolo l'unità delle chiese cristiane. E se il mondo arriva in teatro, il teatro si espande nel mondo. Memorabile, tra tutte le tournée fatte, quella del Carlo Felice in Cina, anno 1986. La nostra associazione, fondata più di 10 anni fa da un gruppo di amici e amanti della musica, si è sviluppata ed oggi conta circa 500 soci. Il nostro scopo principale è quello di appoggiare il teatro nella sua attività culturale a favore della città. Organizziamo presentazioni delle opere nelle circoscrizioni e nella provincia, organizziamo mostre a teatro e, cosa molto importante, raccogliamo anche fra i nostri soci fondi per la fondazione. Fondamentali nella storia di qualsiasi teatro italiano sono oggi i nuovi mecenati. Senza di loro si ridurrebbe l'attività di ogni programmazione culturale, perché la realtà ci dice che la vita di un teatro non nasce dalla composizione degli spazi esistenti o da un modello culturale, ma dall'operare comune, che diventa l'elemento di fondazione di un teatro. Lo spettacolo è finito, la comunità si disperde, il rito si è celebrato e il cono luce, in attesa di riaccendersi, è già per Genova memoria.